oggi non dico come assessore alla cultura, anche se lo sono come carica, ma come socio del Centro Studi e Ricerche Bartolomeo Capasso, di cui sono orgogliosa di fare parte, per la presentazione della 32ª edizione della rivista del Centro, La Terra delle Sirene. Da più di 30 anni la rivista è ricca di notizie, di resoconti della nostra terra, e in questo modo contribuisce ancora di più ad arricchire il patrimonio culturale della penisola sorrentina, e nel contempo noi siamo orgogliosi di appartenere. Prima di chiudere questo mio breve intervento, voglio augurare al Presidente, al nostro professore Vincenzo Puglia e a tutti i soci di trovarci di nuovo l'anno prossimo per la presentazione della 36ª edizione, perché come giustamente ha detto in una sua intervista l'avvocato Antonino Como, ancora ci sono tanti particolari, tanti luoghi e tanti eventi da scoprire nella nostra Sorrento. Grazie e passo la parola al nostro sindaco Giuseppe Como. Senza l'appoggio dei nostri sponsor, alcuni dei quali sono
sia un bel fascicolo, insomma, che si difende da sé continuamente. Però vorrei citare rapidamente i contributi, l'indice di questo ultimo fascicolo, che si apre con un saggio molto, molto importante della professoressa Rosalba D'Agosta, dedicata a questo saggio alla seta sorrentina, cioè alla produzione, alla tessitura, alla vendita della seta. Oggi in Penisola Sorrentina non c'è più questa attività, ma per lunghi decenni è stata una delle più importanti attività della nostra terra. Poi abbiamo un contributo del architetto Rosario Fiorentino sull'intervento di recupero della porta antica di Marina Grande a Sorrento, che recentemente è stata restaurata e ha rivelato degli aspetti molto interessanti fino ad oggi sconosciuti. Poi abbiamo un contributo dello storico Edoardo Federico, dedicato alla Capri di Pietro Ranzano, che è uno scrittore umanista del 400, il quale accenna all'isola di Capri. Poi abbiamo un contributo del professore Vincenzo Russo e di Valla su due parroci poeti del 600, parroci che facevano poesie in latino a parte dei tempi, e poi un contributo dell'amico carissimo Mario Verde, dedicato a Monsignor Giambattista Savarese, teologo e filosofo, un contributo di Assunta Vanacore sugli arredi lignei in Penisola Sorrentina, in particolare dedicato all'opera di Giovanni Massa. Poi abbiamo un ricordo di Antonino Del Duca su Antonino Fiorentino dell'attività filatelica a Sorrento. E infine l'amico Casa di Arenolfi ha completato questo lavoro immane del quale dobbiamo essere molto grato, cioè ha raccolto la bibliografia del nostro amico Giorgio Benignizzi. In questa seconda tranche ha raccolto tutto ciò che è emerografia, invece il numero 31 c'era la bibliografia di Benignizzi. Ora io vi raccomando questo libro, insomma, raccoglietelo, collezionatelo, compratelo, perché noi abbiamo bisogno di sostegno e di trovare i fondi per il numero 33. Poi sicuramente l'anno prossimo vi aspetto sempre tutti quanti qua precisi e puntuali. E veniamo al nostro tema, che ovviamente in onore della terra delle sirene, il nostro tema è la terra. Sono le sirene. Che la nostra terra sia la terra delle sirene è universalmente noto, e per lo più l'origine di questa denominazione si fa risalire ad uno scrittore insigne che è Norman Douglas, il quale fu uno degli estimatori profondi e appassionati, il quale scrisse nel 1912 un romanzo. Ecco, però già prima di questa data, già nel corso dell'Ottocento, diciamo, artisti stranieri insigni di vario tipo, scrittori, pittori di varia estrazione, di varia provenienza, avevano individuato la penisola sorrentina e Capri, che è la naturale prosecuzione della penisola sorrentina, quale sede elettiva delle sirene. Oggi